Questo è un libro d'artista nato per festeggiare i 90 anni di Arnaldo Pomodoro. Abbiamo scelto alcuni artisti, amici, affezionati amici di Arnaldo, che hanno sostanzialmente realizzato delle opere dedicate ai 90 anni del loro amico. Quindi, inizialmente le opere dovevano essere 9, perché quando realizziamo libri di questa natura cerchiamo sempre di rispettare determinate regole. In questo caso 90 esemplari per 90 anni e 9 artisti. Purtroppo il nono artista, che era Pino Spagnulo, è mancato prima di poter firmare i suoi lavori e quindi a quel punto abbiamo scelto di non inserirli perché non approvati da lui. Per cui questo è un libro che contiene testi, lavori di artisti, testi inediti e testi invece recuperati grazie alla collaborazione della Fondazione Arnaldo Pomodoro. I due testi inediti sono uno di Furio Colombo e un altro del Cardinal Ravasi, e aprono e chiudono il libro. All'interno ci sono testi invece storici di intellettuali e amici che hanno nel tempo scritto di Arnaldo, e poi appunto queste 8 opere che posso iniziare a farvi vedere. Questo è un libro a fogli mobili, non è un libro legato per ovvie ragioni. I testi sono tutti composti a mano con caratteri al piombo, stampati a mano al torchio su carta 100% cotone, come sempre per le nostre edizioni. Questo è il primo lavoro. È un multiplo di Nicola Carrino su acciaio, firmato e numerato in retro. Dopodiché c'è un bellissimo lavoro di Enrico Castellani su carta, una carta estroflessa tipica di Enrico. Questi libri si sfogliano tendenzialmente con i guanti bianchi perché la carta 100% cotone tende ad assorbire moltissimo i grassi naturali della pelle. Questo invece è una cancellatura di Emilio Esgrò molto bella, dove appare chiarissimo il legame con i 90 anni di Arnaldo, perché nella cancellatura Emilio ha voluto mettere in evidenza un'unica parola in tutto il testo, che è, perché per lui l'Arnaldo è, punto, non c'è nient'altro da aggiungere evidentemente. Questo è uno scatto fotografico di Michael Ken, fotografo americano molto bravo, molto attento. Tanto per darvi un'idea, questo scatto abbiamo dovuto stamparlo a Londra perché lui si fida solo di questo stampatore londinese. Questo invece è un lavoro di Giuseppe Maragnello, anche in questo caso è evidente la dedica, perché c'è questo punto d'oro e tutta la tavola numerica, se si sommano le colonne, fa 90. Quindi credo che non si possa avere dubbi sul fatto che il lavoro sia stato realizzato ad hoc per questo libro e per questo tema soprattutto. Poi c'è un Carborundum di Nunzio, veramente bello. Un lavoro notevole, e una maschera di Mimmo Paladino straordinaria, perché eseguita con tecniche molto differenti, se si considera che è stata realizzata in 90 esemplari, insomma si capisce quanto Mimmo sia affezionato ad Arnaldo Pomodoro e quanto volesse rendere omaggio ad Arnaldo, che ha un legame fortissimo col teatro e naturalmente con determinate tonalità e profondità. Chiude il libro un lavoro di una scultrice americana, coeva di Arnaldo, Beverly Peppers, che vive da molti anni in centro Italia e che solitamente lavora con la scultura molto meno nella bidimensionalità. Ogni libro d'artista poi, ecco, naturalmente come dicevamo, corredano il tutto testi, poesie, storici dedicati all'Arnaldo, e chiude il libro questo testo inedito del Cardinal Ravasi. Tutti i libri d'artista concepiti con questa logica recano un colophon molto preciso, che è la carta d'identità del libro e che dovrebbe riportare tutti i dati
sia di produzione che di edizione. In questo caso Colophon naturalmente racconta la storia di ciascun'opera, oltre che del libro nella sua complessità.